oggi si parla, ma fondamentalmente non si conoscono i veri significati delle parole. Io per prima, infatti, una cosa che ultimamente sto scoprendo e che mi affascina tantissimo è proprio quella di andare a capire l'etimologia della parola. E è troppo bello perché poi ti fa riflettere sulla stessa parola e di cosa, e quindi ti fa capire ancora molto di più ricollegandola al quotidiano e alla vita. E riflettevo perché facendo un excursus fino ad oggi, solo nell'ultimo periodo e non tanto tempo fa, ho incontrato chi mi ha educato. Prima io non ho mai trovato nessuno, nel senso di qualcuno che mi educasse veramente. E non alle scuole, non al liceo, all'accademia, da nessuna parte. E dico educatore, dico che mi abbia educata perché la parola educare deriva dal latino e significa ex, vuol dire fuori da, più ducere, che vuol dire condurre, trarre. E quindi educare significa tirare fuori, guidare, trarre fuori. Infatti il ruolo dell'educatore diventa quindi difficilissimo, difficilissimo da trovare e fondamentale, perché chi educa deve tirare fuori dalla persona. E non il contrario come attualmente accade, cioè adesso è tutto al rovescio. Si ha un bambino e lo si riempie di qualsiasi cosa, lo si educa ma a suon di regole, di strutture, di istituzioni, di tutto. Il bambino come fosse un bidone viene riempito di tutta la spazzatura possibile. Ecco, l'educatore dovrebbe fare l'esatto opposto. L'educatore ha il compito di lasciare il vuoto, e qui ancora la bellissima connessione con la grande mistica medievale, lasciare lo spazio per tirare fuori le infinite possibilità che abbiamo dentro di noi. E infatti le infinite possibilità che sono brutalmente chiamate anche talenti. Ecco che il ruolo dell'educatore diventa cruciale perché è un aiuto esterno che ci viene appunto mandato dalla provvidenza, probabilmente lo attiriamo noi e ci aiuta a tirar fuori quello che c'è dentro di noi. Ma il vuoto, c'è il vuoto dentro di noi, deve rimanere lo spazio per far sì che il divino e queste infinite possibilità emergano. E quindi ecco perché il ruolo dell'educatore diventa assolutamente difficile e difficilmente da trovare, perché non c'è nessuno che fa invece questo, anziché riempire, toglie, quindi lavora in negativo. Ed è bellissimo perché la connessione con la mistica è fondamentale, e lo stesso, come ho sempre detto, Plotino dice co di fare come lo scultore dentro di noi. Si parla anche di possibilità, e quindi poi ci sarà anche un video sulle le possibilità.